È giusta l'impressione che i cartoni animati di oggi sono più violenti e più cattivi? A mio avviso sì. Arriverete a parlare anche di personaggi più recenti rispetto a questi nella collana? La collana è dedicata ai cartoni animati degli anni 70 e 80, quindi tendenzialmente dovremmo fermarci a quel tipo di epoca. Insomma, magari faremo una collana nuova sui nuovi personaggi. Sui nuovi cartoni, il discorso della violenza, guardandoli, quello che trovo è che c'è una divisione tra il bene e il male un po' troppo netta, un po' troppo manichea, insomma. C'è un discorso di buoni contro cattivi, noi contro gli altri che non mi piace, insomma, senza troppe sfumature, cosa che non trovo invece in questi cartoni più vecchi, in questi anime più vecchi. Allora, grazie a Vincenzo Perrone, curatore della collana I Love Anime, e Jacobelli, editore, a Davide Castellazzi, che ha scritto uno di questi volumi pieni di informazioni, coloratissimi, pieni di immagini. Lui ha scritto il volume dedicato a Lady Oscar, sempre per Jacobelli, editore. Vi saluto con un'altra sequenza da Mazinga Z, e subito dopo introduciamo lo sceneggiato giallo di ambientazione un po' fantastica, che si svolge in una Parigi del futuro, che andò in onda negli anni 70 sulla Rai, appunto, Gamma. Grazie ancora a voi. Grazie a voi. Mi domando perché non ho ancora avuto istruzioni per atterrare, pur avendo portato con me due mostri meccanici potenti come Zyla e Duck. È da più di una settimana che non ricevo nessun ordine. Sembro un cane messo a far la guardia ai robot meccanici. Barone Ashura, lei deve aver pazienza. Ma dottor Inferno, perché devo ancora aspettare? Fra poco una fitta nebbia scenderà sulle falde del monte Fuji. Allora manderemo Zyla nella città a portare disordine. Ho capito. Mentre Mazinga Z si dirigerà contro Zyla, manderemo Dunkel in un altro posto approfittando della nebbia. Esatto. Poi attaccheremo l'Istituto per l'Energia Fotoatomica dai piedi del monte Fuji. Certo, d'accordo, dottor Inferno. Oh, Shiro, scusami tanto. Ma Sayaka, che modo di aprire la porta? Shh, stai zitto, Shiro. Ryo è di là che sta studiando. Ancora? Dunque, premendo questo pulsante si muove. Se invece premo quest'altro, la velocità aumenta. Il pulsante sotto quello dell'acceleratore permette a Mazinga Z di ritornare al punto di partenza. Beh, ho imparato parecchie cose. Ryo. Cosa c'è? Non credere che ciò sia sufficiente. Vedi, non possiamo sapere quando il dottor Inferno ci attaccherà e se tu sarai in grado o meno di capire il funzionamento di Mazinga Z e di manovrarlo efficacemente a seconda del tipo di attacco che subiremo.